Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video di Ni No Kuni. E oggi vi presenterò il settimo, l'ottavo e il nono boss di Ni No Kuni. Come avete potuto vedere, il settimo è Alchemy, il genio del calderone. Praticamente, come nel buon vecchio Dragon Quest Odyssey, avremmo detto ci sarà il pentolone alchemico. Ma per conquistarlo, prima dovremo sconfiggere questo simpatico boss, Alchemy, appunto. Beh, allora, diciamo che non è fortissimo. Ah, comunque volevo dirvi che ho cercato di cambiare un po' il modo di fare questi video. Ho deciso di metterci magari un boss in più, farli un po' meno corti, tagliare un po' il combattimento, perché è praticamente inutile farvi vedere tutto il combattimento. Così magari in più video riesco a farvi vedere un boss in più magari, e magari più divertente. Tre boss ci sta, che cambia il combattimento, eccetera. Comunque non è fortissimo e i suoi attacchi principali sono praticamente i colpi con la spada, che sono praticamente è praticamente il più potente, ed è praticamente quello che avviene con la sorpresa alchemica. Lui praticamente trova dentro il suo calderone questa spada e se ti colpisce ti fa un male bestia. Addirittura una sua combo può toglierti direttamente tutta la vita in una sola volta, che è clamoroso, cioè è clamoroso. Sono 120, cioè per il mio Oliver sono 134 punti di salute. Oltre a sorpresa alchemica, come potete vedere adesso, che sorpresa alchemica può anche fallire, che in questo caso oltre a un vestitino trova anche addirittura un ombrello, quindi inutile, completamente inutile. E un altro colpo molto potente di Alchemy è il calderone esplosivo, che anche esso può toglierti veramente tutti i punti salute con un colpo. Diciamo che la tattica è, come sempre, quella di difendersi dal calderone esplosivo, quindi cliccare l'attacco difendi. Ovviamente ci metterà un po' a fare questo attacco, quindi si spera che il tempo della difesa basti. E comunque bisogna difendersi in generale dalle sue combo. Quando c'è l'ombrello bisogna aspettare appunto che lo metta via per attaccarlo, gli si fa sempre più male. Per il resto bisogna stargli comunque a distanza e attaccarlo con gli incantesimi. La ricompensa per questo boss saranno 620 Dorados, una rugiada fatata, un uva amara e 3 svegliafoglia e una ricetta di alchimia, che comunque fa sempre utile. Io qui ho fatto un paio di tagli, comunque spero che vi vada bene. Questo qui è il famoso attacco calderone esplosivo. Vedete, 6, 5, infatti a me non è bastato e mi sono rimesso subito, però mi ha colpito di peso, cioè mi ha fatto male della Madonna, guarda quanto mi ha tolto, li ha uccisi tutti praticamente. E ci sono rimasto solo io con un dadurto dalla distanza, come vi avevo detto, l'ho ucciso. Passando all'ottavo boss, signori, ci troviamo davanti un altro incubo, l'incubo di Arsuino, privo di disciplina. Praticamente noi in questa città incontreremo questo personaggio, Arsuino, che praticamente è un ladro, quindi noi dovremo cercare di ridargli la disciplina, solo che scopriremo che, come già in precedenza, è impossessato da un incubo, esattamente l'incubo di Arsuino. È scarso, cioè questo ve lo dico, è scarso, i suoi attacchi sono deboli e toglie veramente poco. L'unica cosa è che fa un incantesimo praticamente di sonno, che adesso sinceramente non mi ricordo, adesso qui si dovrebbe vedere, non me lo ricordo, e è l'unica cosa che potrebbe addormentarti, ma ti addormenta veramente, veramente, veramente per poco. Il mio consiglio è, oltre a quello di stargli alla larga, anche se, come già detto, ecco, rancore profondo mi sembra si chiami,
rancore profondo fa... Ah, rancore profondo maledice. Poi c'è sonno profondo, se non erro, che addormenta. Io vi consiglio, stategli lontano. Utilizzate magari il l'onda d'urto, anche se costa tanti PM, o l'energelo o il fuoco. Sogni di piombo, vedete, quello che fa addormentare. Per il resto potete attaccarlo anche ogni tanto con il famiglio. Sì, diciamo che il famiglio alla fine l'ho utilizzato abbastanza. Si possono comunque utilizzare oggetti per restare immuni al sonno, e quando ovviamente non è indifeso bisogna attaccarlo. Nei momenti in cui è indifeso tu ci mandi il famiglio e gli fai un gran culo, se no per il resto quando magari sta per attaccargli stai alla larga e gli lo attacchi con gli incantesimi. Per il resto diciamo che la ricompensa, l'unica ricompensa che c'è per questo scontro sono 700 Dorados, e comunque scoprirete poi magari se avete giocato al gioco che Arsuino... Spoiler! Arsuino, sì, comunque diventerà parte del nostro gruppo. Qui abbiamo sconfitto anche l'ottavo boss, signori. Arsuino, l'incubo di Arsuino. E qui, signori, il nono boss veramente importante, Shadar, il nostro praticamente nemico più bastardo del gioco, Shadar l'esecutore. È un incontro strano perché, ve lo dico subito, non lo dovremmo uccidere perché diciamo a metà vita lui se ne andrà. Comunque i suoi attacchi sono fuoco lugubre, che è praticamente una sorta di sfera di energia che si può tranquillamente schivare e difendersi facilmente. Folata letale, un attacco potente, ma se gli stai alla larga, se gli stai lontano, non vieni colpito perché è a corto raggio e quindi di conseguenza colpisce solo chi gli è troppo vicino. E terzo e ultimo attacco è Tempesta Gelida, che è praticamente il suo pericoloso colpo speciale, dal quale puoi solamente difenderti, perché ti colpisce, sono quei colpi finali che ti colpisce sicuramente. Poi vedete questo con Tempesta Gelida, ci si può solamente difendere. Quindi la tattica che vi consiglio, signori, è quella di difendersi, di schivare quando l'attacco che fa è schivabile, ovviamente, e di mantenere comunque alti punti salute, perché se ti colpisce e non fai in tempo a difenderti, comunque sono abbastanza forti i suoi attacchi. E ovviamente quando è possibile, magari subito dopo che si è teletrasportato, magari no, quando ti attacca così te hai la possibilità, tipo adesso avete la possibilità di colpirlo molte volte ripetutamente. Io non consiglio di utilizzare molto i famigli, io ho utilizzato molto gli incantesimi da lontano, appunto perché bisogna cercare di stargli abbastanza lontano. Qui purtroppo non ci sarà nessuna ricompensa perché, appunto, come vedrete, Shadar si allontanerà prima di essere sconfitto, circa metà vita. Lui era entrato per darci fastidio, ha visto che si stava facendo male perché ha fatto un culo tanto, e alla fine decide di allontanarsi. Ovviamente è una fase scriptata del gioco, è così che doveva andare. Io comunque, ragazzi, vi ringrazio perché continuate sempre a guardare i miei video. Spero che diciamo, questo nuovo metodo di fare i video di Ni no Kuni, che comunque vi sono piaciuti, che comunque avete chiesto di continuare, io li continuo, spero, e fatemi sapere se questo nuovo metodo, diciamo, vi può interessare, vi piace. Vi lascio, diciamo, al video finale anche il nono boss di Ni no Kuni è terminato. Noi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video e un saluto da Mezzo e ciao a tutti, ragazzi. You may be fated to avert this world's doom, but first you will have to save yourself.
Shinar! What the flippin' heck is that big eye? It's looking this way. It is the Eye of the Storm. Eye of the Storm? Summoned by sorcery. Curses, we will not escape these waters. Is this be Shadar's doing? Oh, you reckon you? Hold on tightly. If the Eye looks this way, we are doomed.